Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecronache del Pandita. Quest'oggi vado a recuperarvi un match, diciamo, raro come piace a me, anche se c'è questa scritta sopra. Questo match l'ho recuperato appunto da internet, come sempre, nonostante ci sia questo match e questa scritta sopra che dà fastidio, però l'incontro è sicuramente interessante. Dalla puntata di SmackDown del 7 luglio 2016, dal Huntington Center di Toledo in Ohio, qui vediamo il match che ha dato inizio a questa puntata tra Seth Rollins e Jey Uso, ancora nella prima versione degli Usos, ovvero quando entravano nel ring facendo la H, quella sorta di H Samoana, che era molto molto bella. L'arbitro del match dovrebbe essere Dan Engler. Ebbene sì, Dan Engler, Rudy Charles, ebbene sì, è proprio lui l'arbitro del match. Qui siamo a Toledo, in Ohio, Huntington Center. Je Seth Rollins contro Jey Uso, e qui Jey, il futuro Main Event Jey, va subito con un backdrop su Seth Rollins, poi l'architetto riesce a bloccare la corsa di Jey Uso e a colpirlo con una ginocchiata alla schiena. Tentativo di schienamento da parte di Seth Rollins, ma se solo il contro di lui. E qui vediamo Dean Ambrose, che all'epoca era il rivale e anche il campione di WWE. Eccolo lì. Ricordiamo che Dean Ambrose al pay per view Money in the Bank ha strappato la cintura di campione di WWE a Seth Rollins. Vedete qui Jey Uso tenta lo schienamento, ma ottiene solo un contro di due da parte dell'arbitro. E qui Seth Rollins ovviamente guarda in maniera torva Dean Ambrose, che vicino al tavolo di commento. All'epoca mi pare che c'era il tavolo di commento a 4 a SmackDown. Sicuramente c'era Mauro Ranallo. Poi c'era Jerry Lawler. E qui attenzione, Flying Crossbody da parte di Jey Uso, che tenta poi lo schienamento, ma ottiene solo un contro di due da parte dell'arbitro. Poi Jey Uso lancia Seth Rollins fuori dal ring con una clothesline. E qui attenzione, Jey Uso si prende la carica e va con un suicide dive tra le corde. E qui Dean Ambrose, un po' come succedeva nell'antica NWA, prende il microfono in mano solamente per decretare il minutaggio del match, dicendo: sono passati 5 minuti, sono passati 5 minuti dall'inizio del match. Dean Ambrose che vuole assolutamente disturbare Seth Rollins. Ricordiamo cosa è accaduto a Money in the Bank, nel pay per view, quell'edizione del pay per view. Dean Ambrose ha prima vinto il Money in the Bank Ladder Match, vincendo una possibilità titolata da sfruttare entro un anno. Però Dean Ambrose ha preferito incassare la valigetta stessa quella sera e incassare in maniera vittoriosa. Appunto, Dean Ambrose ha strappato il titolo WWE dalle mani di Seth Rollins, che ovviamente non solo deve affrontare il match con Jey Uso in questo momento, ma deve anche affrontare gli interventi di Dean Ambrose dal bordo ring, che ogni tanto interverrà per disturbare Seth Rollins, che adesso si pavoneggia con il pubblico di Toledo in Ohio. Mentre qui vediamo ancora Seth Rollins che guarda Dean Ambrose, che ha già fatto due interventi. Il primo intervento ha sponsorizzato il suo merchandising sullo shop WWE, sul sito dello shop WWE, e poi, come detto prima, ha, diciamo, ricordato i minuti passati del match, un po' come capitava in NWA. Appunto, se andate a recuperare per esempio i main event dei pay per view dei NWA, ma anche dei grandi eventi dell'NWA, c'era il ring announcer, che adesso non mi viene in mente il nome, forse Jack Corpella, può essere, non mi ricordo, non mi ricordo. Però comunque ogni 5 minuti ricordava il tempo trascorso dall'inizio del match, anche perché all'epoca, cioè, aveva un senso, perché i match avevano un tempo limite. Attenzione, altro intervento di Dean Ambrose.
97 Ford pickup truck, you're parked in the fire lane. E qui si improvvisa proprio speaker dell'arena dicendo c'è questa macchina parcheggiata male, bisogna spostarla, vabbè. E qui attenzione, Seth Rollins si fa distrarre da Dean Ambrose al bordo ring e si prende un papagno in faccia da Jey Uso, il futuro main event Jey, che adesso aspetta che Seth Rollins si mette in piedi e va con una serie di colpi, prima una clothesline, poi un calcione all'addome, poi un pugno in pieno volto, e Seth Rollins subisce, attenzione, tentativo di summon drop evitata, standy switch, waistlock ancora, calcione a volo da parte di Seth, che adesso tenta una clothesline, ma Jey Uso la evita e va con il Samoan Drop, inseguita come sempre in maniera spettacolare, schieramento 1-2, no, solo contro di due da parte dell'arbitro Dan Engler, non mi mente il nome dell'arbitro. E qui Jey Uso, attenzione, potrebbe andare per l'hypertech, ovvero la culata all'angolo, però Seth Rollins l'anticipa, attenzione, tentativo di pedigree evitata, ancora calcione evitato da parte di Seth che va con un up, non c'è il 3, super kick evitata da Jey, ma Jey è lui che adesso va con un super kick veramente molto ben eseguito, e adesso Jey Uso va sulla terza corda, vuole volare Jey e va con lo splash, ma Seth Rollins alza le ginocchia e annulla il volo di Jey Uso. E qui attenzione, pedigree, eccola qui, pedigree di Seth Rollins, 1, 2 e 3. Seth Rollins, nonostante gli interventi di Dean Ambrose, riesce a vincere il match. E qui rivediamo nel replay la fase finale del match, lo splash bloccato da Seth Rollins e il successivo pedigree che ha regalato la vittoria a Seth Rollins in questo match qui a SmackDown da Huntington, da, perché dico da Huntington sempre, da Toledo, la città di Toledo, e l'arena si chiama Huntington Center. Bene, se queste immagini, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su YouTube.